Buongiorno ragazze, finalmente vi saluto. Ho qui Liam, fai ciao ciao. Allora, oggi è venerdì 27 maggio, sono all'incirca le 10. Avrete già visto un bel po' di cose, un bel po' di clip. Adesso sono qui con mia suocera ai campetti del mio paese. Ho messo giù un asciugamano. Ci sono i giochi, dove di solito vengo anche con Alex. E siamo venuti qui per camminare un po', per fare una passeggiata. Era inutile spostarsi nel solito paesino dove c'è il parco con la Coop, perché tanto comunque non dovevo prendere niente. E quindi abbiamo optato per venire qui. Stamattina mi sono data da fare con la casa perché ne aveva bisogno. Ho fatto le pulizie delle finestre in maniera veloce, perché comunque non era molto che le avevo fatto. Ho dato una pulita anche alla zanzariera, alle zanzariere. Fatto la polvere, insomma, ho sistemato un po' il box, i giochi, mi sono andata da fare, ecco, così dopo quando torniamo mangiamo e do una, giusto una pulita veloce alla cucina e a terra, che c'ho sempre 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 bisogno. Si è aggiunto anche Nathan e niente, adesso stiamo qui una mezz'oretta, così loro un po' si perdono. Abbiamo dimenticato i giochi a casa e quindi ora vediamo con cosa intrattenerli, anche se solo l'erba già li attira con le manine. E niente, ci godiamo un po' questa arietta. Oggi fa caldo, c'è più caldo del solito perché fino a ieri comunque il tempo era molto instabile. Oggi sembra che venga Che bello. Vediamo se pomeriggio andiamo da mia mamma, siamo andati anche ieri. E niente, siamo un po' qua e quindi ci farete un po' compagnia in questa giornata super. Eccoci ragazze, noi stiamo per mangiare. So che fa caldo, ma mi era venuta voglia di un brodo di pollo e l'ho fatto stamattina, l'ho fatto andare stamattina. I gemelli hanno mangiato, quindi ora approfittiamo e mangiamo anche noi, così poi mi occupo della cucina, vi lascio le clip finali, fa caldo. E io mangio il brodo di pollo, giustamente. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia motivato. Vi lascio alla conclusione, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio.
Can't